Buongiorno cari spettatori, buongiorno a tutti voi che ci seguite in queste nostre video interviste realizzate dall'Amico del Popolo negli studi di Radio Piave che poi sono destinate ai nostri social. Bene, oggi vi diamo una buona notizia perché c'è un'azienda bellunese che si chiama Piave Mitex che ha cominciato a produrre mascherine contro il coronavirus. Abbiamo con noi una giovane imprenditrice che si chiama Lidia Barbini. Buongiorno Lidia. Buongiorno a tutti, buongiorno a lei. Lidia addirittura è l'amministratore delegato di Piave Mitex, quindi è la persona a cui chiedere tutto su queste mascherine. Grazie Lidia per aver accettato il nostro invito. Per noi è un piacere, per me è un piacere. Ecco, Grazie allora, Piave Mitex è una delle poche grosse aziende rimaste in provincia di Belluno che producono tessuti di vario tipo, vero, vero Lidia? lei. Sì, noi siamo un'azienda che produciamo tessuti elastici per intimo, sportivo, bagno e industriali, insomma. E siamo attivi dal 1908, abbiamo superato due guerre mondiali e quindi siamo pronti per superare anche questa crisi sanitaria ed economica. E quindi, vista l'emergenza, abbiamo deciso di sviluppare il mio team di R&D, che ringrazio molto, tra l'altro, perché in una settimana sono riusciti a sviluppare questi tessuti che poi sono stati testati all'Università di Padova, che possono essere utili per le mascherine e quindi inizialmente le abbiamo fatte per i nostri dipendenti, vista la scarsità di mascherine che non si trovavano appunto in giro e poi mano a mano abbiamo deciso di mettere su una filiera con l'aiuto di Confindustria Belluno e di produrle Perché per in aprirle alle effetti, altre associate, per aprirle alla comunità, collettività. ecco, perché la notizia in effetti è stata diffusa proprio da Confindustria Belluno che ha mandato un comunicato stampa in cui ha annunciato appunto che questa vostra azienda si è messa a disposizione per questo tipo di produzione e praticamente gli associati di Confindustria Belluno Dolomiti possono richiedere a voi tramite Confindustria, immagino, le Certo. mascherine per pensare di, sia per chi adesso le aziende che adesso sono attive nonostante le restrizioni, sia per quando si tornerà alla produzione, insomma, quindi si può avere la mascherina bellunese. Voi nel comunicato ho letto siete in grado di produrne addirittura 50.000 al giorno, ho letto giusto? Sì, giusto, giusto. Abbiamo iniziato con una capacità di 5.000, poi siamo arrivati a 10.000. Abbiamo coinvolto alcuni nostri clienti, tra cui Zandonà, che sta in provincia di Treviso, e siamo arrivati a 50.000 perché volevamo aprirle anche alla collettività, quindi non solo alle aziende, ma ai privati. Adesso le venderemo alle farmacie per proprio dare l'opportunità a tutti. È stato trasmesso tramite Confindustria perché noi onestamente non volevamo farci pubblicità. La nostra è stata un'azione, diciamo, benevola, vista la scarsità di mascherine e che poi mi è esplosa la domanda e quindi abbiamo messo su appunto questa filiera cercando di accontentare tutti. Certo, ma quindi anche noi cittadini normali, insomma, potremo comprare le vostre mascherine? Dove le troviamo? Sì, adesso qui a Feltre le troviamo nelle farmacie e adesso mi viene in mente a me Federico Ricci come farmacia e poi altre che onestamente non mi ricordo il nome. Poi alle Ferramenta, troveremo nelle Ferramenta, le troverete nei negozi, abbiamo dei negozi che ci hanno chiesto, a cui le abbiamo consegnate per darle privati. Onestamente fino a 3-4 giorni fa prendevamo anche le piccole quantità 20, 10 dei privati, ora c'è talmente esplosa che non ci stiamo più dietro perché non siamo così tanti per inconfezionare, per imbustare le mascherine, altrimenti avremmo esaudito tutti i desideri, insomma. Ascolta, ma insomma ci diamo del tu, mi viene da darti del Sì, tu, perché sei giovane. certo. Ascolta, ma quindi puoi fare una previsione su quando le troveremo nelle farmacie bellunesi e cosa dobbiamo Lunedì, chiedere? No, lunedì, lunedì, ecco. lunedì. E dobbiamo chiedere delle mascherine di Piave Mitex, quindi. Certo, sì. Ascolta, giusto. Ecco, in alcune farmacie, ho presente anche qui a Belluno, si trovano pochissime magari, ma si trovano le mascherine, chirurgiche. Non ho visto sopra marchio c'è, ma boh, speriamo che siano buone. Le vostre sono come tipologia? Sono tipo, non so, voglio dire, esistono in giro nelle Ferramenta così le maschere antipolvere, esistono le Sì. maschere chirurgiche.
le vostre in che segmento si collocano? C'è una gran confusione allo stato attuale per le mascherine. Adesso la nostra si colloca come mascherina filtrante protettiva e mascherina chirurgica. Vuol dire che hanno una tenuta dai 40 ai 50 micron. Le goccioline, cosiddette droplet, che sono la causa del contagio, sono di 100 micron. Noi abbiamo fatto testare sia queste mascherine che il tessuto all'Università di Padova, al Dipartimento di Chimica, per essere sicuri, perché non volevamo mettere sul mercato qualcosa che non servisse, diciamo, a nulla. Attualmente stiamo facendo certificare il nostro tessuto e le nostre mascherine come FFP2 e quindi potranno essere usate anche in ambito, diciamo, medicale. Però stiamo aspettando questa certificazione, abbiamo mandato tutti i materiali ieri. Noi le abbiamo progettate sì come presidio medico e come dispositivo di protezione individuale. E, poi abbiamo dovuto farli testare e adesso le faremo certificare appunto dal Policlinico di Torino e stiamo aspettando la certificazione. Inizialmente abbiamo fatto questo tessuto molto fitto di trama con questo trattamento sia antibatterico che idrorepellente, diciamo molto speciale, che regge fino a 90 gradi 20 lavaggi e è quello che appunto non trasmette il passaggio delle goccioline o del virus. Tu hai parlato... Sì, dimmi. No, inizialmente, viste le difficoltà onestamente burocratiche, l'abbiamo messa in vendita come uso della collettività nel rispetto del decreto legge del 18 marzo, nel rispetto della circolare poi che è venuta fuori del Ministero della Salute. Mi sembra interessante, per quello che posso dire da utente che va in cerca di mascherine, il fatto che voi abbiate pensato ad un tessuto elastico, perché uno dei problemi è proprio l'aderenza al volto. Per esempio, quelle che ci sono arrivate dalla regione saranno anche buone dal punto di vista della grammatura, del filtraggio, sì. Però hanno il problema di non aderire per niente al volto, quindi bisogna adattarle se si vuole. Esatto, che è una comunque delle caratteristiche fondamentali per la protezione e l'aderenza al viso. Guardi, ecco. Io tra l'altra cosa ne ho una, se vuole le faccio vedere, sì, come aderisce. Certo, volentieri. Vede? Ecco, perfetto. Ah, sì. Ma quindi l'avete anche sagomata sul naso? Sbaglio? Sì, l'abbiamo sagomata, una doppia cucitura e quindi sta proprio attaccata al viso. Se la poi possiamo vedere... Ci sono tre tipologie di misura, quindi abbiamo fatto anche una tipologia di misurazione per i bambini che non si trovano in giro e oltre ad essere elastiche abbiamo anche pensato all'ambiente, che sono lavabili, quindi non sono un'esegetta, sono lavabili fino a 20 volte a 90 gradi o lavabili a 40 volte a 60 gradi, poi dipende un po' da come la persona la lava o la utilizza. Certo, e hai idea anche del costo che possono avere? Il prezzo qual è? Il prezzo è 1,90. 1,90 al pubblico. Beh, non è caro, viste queste caratteristiche anche di riutilizzo, perché ho presente una farmacia qui a Belluno dove ho potuto acquistare delle chirurgiche, le vendono a 1,50, ma in teoria sono usa e getta. Insomma. Esatto. Stiamo parlando appunto, ma anche con il prezzo noi... Onestamente, poi adesso non le dico il costo perché altrimenti comunque il prezzo è proprio fatto per un utilizzo, volevamo fare del bene, ecco, quindi non abbiamo un alto margine, abbiamo proprio un margine per coprirci le spese, e la luce, diciamo, e queste cose qui, non andiamo a guadagnarci, ecco. Benissimo, beh, insomma, comunque mi scatta un po' di orgoglio bellunese, posso? Sì, certo, anche a me. Sono anche molto felice di questa Made in Belluno a chilometro zero. E, prima si accennava alla vostra azienda, alla storia della vostra azienda molto lunga. Diciamo appunto che, tu sei amministratore delegato, presidente è tuo papà, sì. Che è un volto noto in provincia, perché Luca Barbini è stato il predecessore di Lorraine Berton come presidente degli industriali della Confindustria Belluno Dolomiti. Ecco, sì. Tuo papà sempre sul pezzo, quindi, da presidente? Sì,
Tu hai sempre sul pezzo all'ufficio dopo del mio, prima del mio, diciamo, quindi lui sì, lui è il presidente di Piave Mitex, rimarrà presidente e io ho preso questa carica da luglio, io ho fatto un'esperienza in altre aziende all'estero e poi ho deciso appunto di ritornare nel territorio per cercare di far continuare questa azienda come è stata nel passato, quindi... Sono molto orgogliosa, tra l'altro, anche perché abbiamo dei dipendenti che sono appassionati della Piave, hanno veramente lavorato durissimo in questo periodo, sia per questi tessuti, ma anche per far andare avanti l'azienda, contando il fatto anche che è un periodo molto difficile psicologicamente, quindi continuare a venire in ufficio, continuare a venire in produzione, continuare a mettere sempre la stessa passione di sempre... Sono proprio orgogliosa di avere un team così. Eh beh, immagino, ma ascolta, quante persone avete impiegato, state impiegando per la produzione di queste mascherine? Noi attualmente abbiamo 110 persone che dipendenti, però lavoriamo a pieno regime, lavoriamo 3 giorni alla settimana. Ok, ok. Perché comunque la confezione delle mascherine viene all'esterno, abbiamo dei confezionisti esterni, perché noi dentro Piave Mitex abbiamo poche macchine da cucire, quindi abbiamo iniziato noi internamente, poi abbiamo espanso, quindi noi a regime facciamo il tessuto. Uh-huh. E adesso mi viene una domanda, mi rivolgo al di là di Piave Mitex all'industriale, insomma, come la vedi questa, le ricadute di questa... di questa disgrazia che ci sta toccando, che ha provocato più di 10.000 morti, cioè stiamo assistendo a una cosa gravissima dal punto di vista proprio della vita delle persone, però avrà delle ripercussioni anche sulla vita delle aziende, sulla nostra economia, sì. Come la vedi? La vedo che gli italiani si sono sempre rimboccati le maniche, quindi ci rimboccheremo le maniche anche questa volta e ce la faremo. Io spero, da industriale, spero che ci si renda conto che abbiamo bisogno di produzioni nel territorio, che questa delocalizzazione massiccia ha fatto sì che in un momento di crisi come questa ci ritroviamo ad essere senza mascherine, senza camici, senza respiratori, perché erano considerate produzioni non interessanti ad alta marginalità per l'Italia. Quindi spero che questa crisi faccia capire che la globalizzazione, la delocalizzazione massiccia non va bene, che bisogna ritornare al territorio. Ma tu che vivi appunto in questo ambiente, che ti confronti con altri industriali, hai la sensazione che questo sia un sentimento diffuso o no? Perché ci sono anche molte aziende bellunesi che fondano parte della loro produzione su quello che si fa all'estero. Beh, sta cambiando la mentalità o no? Penso che cambierà, non cambierà subito, ma cambierà anche la solidarietà. Penso che sia meglio comprare comunque qualcosa dal tuo vicino che andarla a comprare in Cina. Capisco i costi i costi, capisco il costo della manodopera, però dobbiamo anche renderci conto che noi italiani offriamo una condizione di lavoro ottimale ai nostri dipendenti, che non viene offerta altrove, offriamo, comunque si lavora 5 giorni su 7, non 7 giorni su 7, giorno e notte, comunque c'è un'assicurazione, ci sono molti benefit che poi non dovrebbero essere benefit, che vengono dati ai lavoratori, quindi spero che si inizi a premiare la qualità, ecco, verso un costo molto inferiore a discapito della vita umana, che poi provoca queste disgrazie sanitarie. Sì, sarebbe bello che anche la nostra cultura di cittadini cambiasse un po', ci si rendesse conto che a volte un costo più elevato, se è giustificato, se ci sono delle garanzie, è perché dietro c'è una produzione di qualità diversa, anche a favore appunto dei lavoratori, no? Che poi producono. Insomma. Ma anche qualità, cioè adesso non voglio fare nomi, ma una maglietta che costa 2 euro la usi 2 volte e poi la devi buttare via, una maglietta che magari te ne costa 40, sì, ok, c'è una differenza, però è una maglietta che ti durerà a vita. Certo, quindi... sì, infatti, sì, sono considerazioni da fare assolutamente. Va bene, allora, niente, noi facciamo il tifo per voi, mi raccomando, dateci dentro questa produzione e ci risentiamo magari, speriamo di averti ospite in studio a Radio Piave. Ma volentieri, chiusi in volentierissimo. Ok, d'accordo, grazie, va bene allora. Grazie. Grazie molte a Lidia Barbini, grazie mille, ciao. Grazie a te, grazie a voi.